La discussione sulla storia dell'Inquisizione pone alcuni problemi, alcuni quesiti. Si ritorna a parlare di questa storia attraverso i documenti, dal momento che sono aperti gli archivi. Finora questa storia è una storia legata piuttosto all'immaginario, all'invenzione, alla fantasia. Infatti si è parlato di leggenda nera. Io ho dedicato un lavoro a questo tema, la leggenda nera, l'Inquisizione tra storia e cinema, edito da Ferrari. Il problema che mi sono posto e che mi pongo ancora oggi è che il valore ideologico ha avuto un sopravvento su tutto il resto, sulla storiografia vera e propria. Perché coloro che hanno analizzato la testimonianza che c'è sulla storia dell'Inquisizione è una testimonianza illuminista. Gli studiosi che hanno affrontato il problema dalla loro posizione, una posizione prettamente illuminista, positivista, razionalista, protestantesima, ebraica, illuminista cattolica, senza tenere conto dell'aspetto della cristianità. Il tribunale è chiaro, c'è stato, ma le valutazioni che il tribunale ha offerto di caso in caso, sono state completamente articolate e diverse. Non è da prendere in considerazione il film di Umberto Eco, che nasce proprio in una cultura illuminista, se vogliamo marxista, in cui bisognava chiaramente attaccare il mondo cristiano. E questo è il dato di fatto. E questa è la dimostrazione. Così come il film su Giordano Bruno, la testimonianza su Tommaso Campanella e così via, su diversi aspetti che io ho preso in considerazione proprio in questo mio libro, L'Inquisizione tra storia e cinema. L'Inquisizione tra storia e cinema. Ma credo che sia opportuno ritornare su questo aspetto perché è necessario che si esca fuori da un elemento antropologico vero e proprio. Perché noi quando parliamo di leggenda nera, parliamo di un elemento antropologico, neppure teologico, neppure filosofico.